Potrero. 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 Potrero, dove tutto ha inizio. Al via anche l'ultimo dei principali campionati europei. Comincia finalmente anche la Bundesliga, con tante domande che avranno risposta solamente a maggio. Strano a dirsi, questa volta tutti a caccia del Bayer Leverkusen, mentre il Bayern Monaco cercherà di tornare a fare quello che gli riesce meglio, dominare. Io sono Andrea Di Giacomo e per la puntata speciale di oggi, cari amici di Potrero, abbiamo un ospite d'eccezione che di calcio tedesco se ne intende come. Giorgio Dusi, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E siamo qui con Giorgio Dusi, nostro ospite, per parlare appunto per presentare anzi la Bundesliga 2024-2025, che insomma prenderà il via a brevissimo. Quello di cui dobbiamo parlare fondamentalmente è cosa succederà, perché abbiamo il Bayer Leverkusen che ha vinto nella scorsa stagione, l'ha vinto anche in maniera convincente il campionato, e però c'è il Bayern Monaco che cercherà appunto, come dicevo nell'introduzione, di tornare a fare quello che gli è riuscito meglio negli ultimi 11 anni, cioè cercare di dominare, di riprendersi la leadership. Sì, beh, allora, dominare devo dire che negli ultimi 11 anni qualche volta l'ha fatto, qualche volta no. Poi certo, se guardiamo il globale sono 11 titoli consecutivi, però tanti campionati comunque li ha vinti soffrendo, questo non va dimenticato. Anche l'anno del 2020 del triplete comunque fece una rimonta molto importante, i due testa a testa col Dortmund risolti all'ultima giornata. È chiaro che è sicuramente strano cominciare un campionato e non vedere il venerdì sera nel match di apertura il Bayern Monaco in campo, anche perché l'unica opzione era mettere Leverkusen Bayern per vederlo, ma sinceramente, visto che comunque è il top match dell'anno, direi che non era decisamente il caso. Però sì, è bello, è molto bello, perché poi solitamente capita che la squadra che vinca si tende a smembrarsi un po', a perdere i pezzi pregiati. Ora, nel momento in cui registriamo, il Leverkusen non ha venduto nessun pezzo pregiato e non ha cambiato nulla. Chiaro, poi il mercato insomma finisce il 30 agosto, lo sappiamo benissimo, però di base la volontà del club, che è espresso sin dall'inizio, è stata quella di voler proseguire sulla stessa linea, ovvero alzare le ambizioni, anche perché se Xabi Alonso resta, è rimasto in panchina evidentemente perché vede del margine per fare dell'altro, e se un allenatore che ti ha portato a vincere due trofei in una stagione, che sono tanti quanti quelli che hai vinto in tutto il resto della tua storia, ti chiede e ti dice resto qui se siamo in livello, ecco, tu il livello lo alzi e non discuti. Prima di analizzare però la stagione che verrà, è opportuno secondo me riavvolgere un po' il nastro e ricordare un po' come è andato l'anno scorso. Il campionato, come detto, l'ha vinto il Bayer Leverkusen con una splendida cavalcata, interrompendo quello che effettivamente, come dicevi tu, è un dominio fino a un certo punto del Bayern Monaco, che però andava avanti da 11 campionati. Si è fermata però un passo dalla vittoria dell'Europa League contro l'Atalanta, che è stata l'unica squadra capace di imbrigliarla. E quali sono state dunque, a conti fatti, Giorgio, le chiavi del successo del Bayern? Cosa è riuscito a fare che le altre invece non hanno fatto? Beh, il Bayern è riuscito ad avere quella continuità, non solo tecnica, non solo tattica, ma anche mentale, che poi è la vera forza, perché alla fine il Bayern Monaco perché vince? Perché il Bayern è continuo e logora le avversarie, e il Leverkusen non si è fatto logorare, anzi quando si è trovato nei momenti di difficoltà ha sempre trovato un appiglio. Questo è quello che fanno le grandi squadre. Infatti il Leverkusen è stata una grande squadra, ha perso una finale contro una squadra che ci è arrivata in maniera migliore, e tra l'altro dimostra, quella finale lì dimostra anche una mia vecchia teoria, di cui io sono sempre convinto, che tutti dicono vince il campionato d'aprile e si concentra sulla Champions. No, più è alta la tensione, più la tensione resta alta, e l'Atalanta lo dimostra, più c'è roba in ballo fino alla fine del campionato, più una squadra i trofei ha probabilità di vincerli. Il Leverkusen ha vinto la finale di Pokal soffrendo tantissimo, ha vinto la Bundesliga inizio aprile, la finale di Europa League si è dimenticato di presentarsi, quindi io vedo molto questa come motivazione per quella finale persa. Certo, poi magari se la rigiochiamo altre 30 volte non finisce in quella maniera lì, però insomma,
ma questo è un altro discorso. L'Atalanta quella partita lì l'ha dominata e penso che ci sia stata anche un po' di stanchezza nel Leverkusen, che comunque non aveva secondo me la rosa per reggere comunque le tre competizioni, anche in semifinale comunque ha fatto fatica, cioè anche con la Roma comunque ha faticato, ma anche col Carabaghi, insomma tante le situazioni in cui non è stato brillante, anche in finale di Pokal con Kaiserslautern, che comunque insomma c'erano 35 posizioni di differenza, quindi insomma. Invece cosa è mancato al Bayern Monaco per riuscire a tenere il passo, che diciamo lo ha perso all'inizio e poi non è riuscita più a rientrare di fatto? Sì, diciamo che a gennaio è andata molto vicino a rientrare, quando il Leverkusen ha vinto due partite fondamentali nel recupero contro il Lipsia e contro l'Augsburg in fila, due trasferte, se non sbaglio Augsburg era Augsburg ultima giornata del girone andata, quindi 17esima e poi 18esima a Lipsia. Due partite che sono state fondamentali, vinte all'ultima palla, vinte dando, è andato quella spinta emotiva in più secondo me al Leverkusen, e lì il Bayern è stato molto vicino al rientro. Poi, visto che come sempre a Monaco quando non vinci diventa FC Bayern Hollywood, insomma non serve neanche andare troppo a spiegare cos'è questo nomignolo, voci, chiacchiere e tanti discorsi che sono usciti di malcontenti interni, Tuchel che viene cacciato, poi no, forse teniamo Tuchel, percorso in Champions che va avanti senza sapere bene come, sconfitte brutte in campionato, tante cose che hanno creato una confusione generale, a cui il fatto di non aver un po' seguito Tuchel in quelle che erano le richieste secondo me sul mercato, un po' nell'essere rimasti un po' a metà tra facciamo rinnovamento, andiamo avanti con i vecchi, vedi, mezzo nel calcio non tendono a non essere mai sinceramente una cosa positiva, anche perché questa era la squadra di Nagelsmann, che fino a che non è stato esonerato, peraltro dopo aver perso contro il Bayer Leverkusen, era prima in Bundesliga e viaggiava da imbattuto in Champions League, quindi insomma. Prima però di affrontare il discorso legato alla prossima stagione, una rapidissima doverosa battuta va fatta anche sul Borussia Dortmund, perché insomma quinto posto in campionato, un campionato forse poco convincente, però dall'altra parte ha confermato che il calcio tedesco in Europa può essere ed è assoluto protagonista con quella finale di Champions, poi persa con il Real, ma insomma rendersi al Real è cosa che insomma ci sta, può succedere, no? Sì, poi cioè, brutto dire persa bene, però il Dortmund è uscito comunque bene anche nei 90 minuti di Wembley alla fine. Più di quello non so cosa sinceramente potesse fare. Diciamo che c'è stato un problema, secondo me, a livello di continuità nei singoli, nel senso che sono tanti giocatori che magari Dortmund sì, passa per essere una squadra giovane, quest'anno non era una squadra giovane per nulla, perché comunque parliamo di il Krug classe 93, trascinatore, Brandt classe 96, Hummels classe 88 Hummels, neanche 90, 88, Emre Can capitano classe 93, Sabitzer 94, insomma è una squadra esperta, non è una squadra giovane, quindi diciamo che additare i problemi del Dortmund al mancanza di esperienza, come molti hanno fatto, è un errore secondo me, che non inquadra bene quella che è la situazione. Anche gli acquisti di quest'anno sono più giocatori esperti che giocatori giovani. Poi il Dortmund, quel giovane che tira fuori, che fa le cose, ce l'ha spesso, quest'anno non ce l'aveva ad esempio secondo me, però ecco, di base il problema del Dortmund è stato una confusione totale da cima a fondo, dalla squadra in campo che non seguiva l'allenatore, tant'è che Hummels prima della finale di Champions ci è andato giù molto pesante con Terzic, che infatti non è più l'allenatore, ha una situazione dirigenziale con tanta incertezza, chi doveva essere il nuovo amministratore delegato dopo Vasquez è stato riportato all'interno Sven Mislintat, che era il grande capo scout che costruì il Dortmund di Klopp, potrebbe addirittura già uscirne perché ci sono molti conflitti interni, insomma non è una società sana, funzionale, come invece ad esempio il Leverkusen, e questo perché chiaramente sappiamo bene, no? La società fa differenza. E questo potrebbe riverberarsi anche sulla nuova stagione della quale adesso arriviamo a parlare, perché insomma
Come si presenta questo Bayer Leverkusen dopo che comunque è stato confermato Xabi Alonso? Si può dire forse a sorpresa, nonostante comunque il forte interesse che c'era di Liverpool e dello stesso Bayern Monaco, ma forse, come accennavi tu all'inizio, la scelta di rimanere la si può leggere con il fatto che il Bayer Leverkusen ha delle rinnovate ambizioni, cioè non c'è assolutamente intenzione di fermarsi qui, no? Non c'è l'intenzione, ma io penso che molti si dice di molte persone che i treni passano una volta sola. Nella stazione di Xabi Alonso i treni passano 3, 4, 5, 6 volte. Nel senso che non è sicuramente uno che se non va adesso al Bayern non ci va più, se non va adesso al Liverpool non ci va più, se non va adesso al Real Madrid non ci va più, anzi. Capiteranno tantissime occasioni, perché Xabi è innanzitutto un uomo prima che un allenatore troppo intelligente, e conosco chi lavora con lui, mi ha raccontato di determinati dettagli a cui magari poi uno da fuori non presta attenzione, ma quando poi ce l'hai conta tutti i giorni le noti certe cose. E Xabi è semplicemente uno destinato a diventare uno dei più grandi allenatori della storia. E non lo dico io, penso che lo dica chiunque abbia avuto la fortuna di poter lavorare con lui, sia da giocatore che da sia da suo giocatore che da suo collega giocatore, per capirci. E questa di quest'anno sarà la prima Champions League di Xabi Alonso da allenatore. Un conto è farla con un Bayer Leverkusen che tutti si aspettano possa essere la sorpresa nella Champions. Un conto è farla con Bayern, Liverpool, Real Madrid, squadre in cui la Champions devi vincere, punto. E Xabi non va a mettersi immediatamente in una situazione del genere, spalla al muro, senza averne fatto la Champions League da allenatore. È giusto così, è normale che sia così. Poi, chiaramente, il fatto che lui rimanga, come dicevamo prima, permette alla società di comunque avere appiglio sul mercato. Comunque Leverkusen ha fatto delle spese importanti per giocatori importanti, mi viene in mente Aleix Garcia soprattutto, che è un centrocampista, va a riempire un ruolo in cui comunque, diciamo, un buco c'era secondo me a livello di profondità di rosa, e ripeto, tutti quelli che erano i punti fermi dell'anno scorso sono esattamente lì come erano l'anno fa, e questo poi chiaramente alla fine che fa la differenza, continuità. Certo, magari si può dire sì, anche pancia piena, capito, però pancia piena magari ce l'hai a 30-32, magari Xhaka, però per la mentalità che hanno, ha la pancia piena, i vari Grimaldo, Frimpong, Virt, Boniface, Incapié, Kusunu, anche Radetzky, stesso, gente che non è abituata a vincere, vuoi vincere ancora, e questo è un po' quello che si respira a Leverkusen. Chiaro, ripeterlo, si sarà difficilissimo, però l'obiettivo sì è rivincere la Bundesliga, fare molto bene in Champions League e magari portare a casa ancora una Derby Pokal, perché comunque i trofei sono 4, di cui 2 conquistati l'anno scorso. Quindi di fatto quello che ci stai dicendo è che le motivazioni restano comunque alte, che il rischio di appagamento è un rischio che sicuramente il Bayer Leverkusen non corre, alla luce del fatto anche che probabilmente la sconfitta in finale di Europa League potrà dare paradossalmente delle motivazioni in più a ripetersi nella massima competizione continentale, che, lo ricordiamo, quest'anno avrà anche 2 partite in più per quello che riguarda la fase a gironi rispetto al solito, quindi questo aumenta in maniera esponenziale il numero di partite, e quindi, per tornare poi al tema che anticipavi, ci sarà bisogno anche di una maggiore profondità della rosa rispetto all'anno scorso. Sì, ma infatti è proprio quello che stavamo dicendo prima, no? Aggiungere i giocatori giusti nei posti giusti. Questa è la cosa fondamentale che Leverkusen doveva fare quest'anno, perché poi sì, è chiaro, in Champions l'obiettivo è passare la prima fase e cercare di fare più strada possibile, poi comunque se andiamo a vedere un po' anche i percorsi che hanno fatto tutti i giocatori, magari tanti non hanno mai fatto la Champions, ma comunque a certi palcoscenici ci sono anche abituati, cioè giocare con la pressione. Virz ha appena fatto un europeo in casa, e al di là di come è finita con un gol al 119esimo subito su un cross di testa dai futuri campioni d'Europa, comunque insomma l'ha vissuta sulla sua pelle quello che significa giocare contro certi avversari a certi livelli, e così come anche tanti altri di cui adesso non stiamo qui a fare l'elenco. Quindi io penso che tutti quanti abbiano giuste motivazioni per fare bene, sono tutti giocatori che giocano nelle loro nazionali, chi più chi meno, chi per scelte incomprensibili tipo Frimpong che non gioca nell'Olanda, sinceramente no, una roba che non capisco, però vabbè, magari è un limite mio.
sono giocatori che comunque non vengono dal nulla e torneranno nel nulla. Ecco, sono destinati, se non rimangono lì, magari a fare degli upgrade in club che hanno più blasone, ammesso che il Liverpool non riesca a fare un percorso che la porti tra quei club blasonati senza aver bisogno dei petrol dollari, ma magari semplicemente con le idee e con la loro capacità manageriale, che al Liverpool sicuro non manca. Parliamo adesso un po' però del Bayern Monaco, è doveroso farlo perché c'è stato un cambio di guida tecnica, il nuovo allenatore è Kompany, che ha preso il posto di Tuchel, e diciamo che rispetto a Tuchel ha un approccio a livello di comunicazione un po' diverso, forse un po' più low profile, anche se qualche settimana fa ha detto espressamente che l'obiettivo è vincere tutto subito, e diciamo questo sembra anche abbastanza scontato se arrivi su una panchina del genere, no? Sì. Beh, allora, diciamo che sulla scelta di Kompany ci sono tantissime cose da dire, secondo me. Io ho una convinzione, anzitutto, che non è bello dirlo, perché comunque di un allenatore, specialmente giovane, che ha fatto benissimo al Burnley, però Kompany agli occhi del Bayern è un grosso pregio, è un allenatore facile da esonerare. Nel momento in cui tra un anno trovi a poter scegliere tra Klopp, Xabi Alonso, non so, magari anche Nagelsmann se lascia la nazionale, su tutti i profili che venivano prima di Kompany quest'anno e verranno prima di Kompany anche l'anno prossimo, che chiaramente vinca tutto, questo però è un altro discorso, è un futuro del tutto ipotetico. Il Bayern sta facendo una squadra per assecondare Kompany, è vero, ma sta prendendo anche giocatori che seguono molto quella che è l'idea di calcio che vuole il Bayern stesso. Prendere uno come Michael Olise, per dire, che è un giocatore che mi fa impazzire totalmente, dal Crystal Palace, vuol dire aggiungere un'ala creativa, peraltro, che parte da destra e va su sinistro, anche lui, come un'altra ala che a Monaco si ricordano abbastanza bene, così come fa Leroy Sané. Cioè, loro comunque hanno una loro idea di calcio e partono da quella a livello di società, perché prima di tutto viene la società, mia san mia, Bayern metto me di tutto, nessuno è più grande del Bayern Monaco, neanche Vincent Kompany, figurarsi Vincent Kompany da allenatore, per cui prima la società, le scelte vengono fatte in funzione di quella che deve essere la squadra, l'allenatore poi ha una squadra in mano da gestire e deve saperla gestire al meglio. Kompany chiaramente non ha neanche, secondo me, quella forza tale per cui, è chiaro, se arriva Xabi Alonso, che ti ha vinto già una Bundesliga e ti ha battuto soprattutto, ti viene a dire guarda, io voglio quello lì, allora tu gli prendi quello lì. Molte volte, come poi era, come era stato, come doveva essere, più che come è stato, come doveva essere in Paligna con Tuchel l'anno scorso, un anno fa, quando fallì le visite mediche, o meglio le fece ma non si trovò l'accordo all'ultima giornata, e già quello fu un segnale che l'anno scorso al Bayern qualcosa di un po' strano quantomeno c'era. Quindi io sono molto curioso di vedere quello che farà Kompany, anche perché comunque è un allenatore che ha fatto vedere un ottimo calcio in Championship, non in Premier, ma perché tutto canto non aveva neanche i mezzi per farlo vedere, gli è stata data una panchina importante, una responsabilità importante, ma anche lui sa benissimo che se non fa bene non ha una seconda opportunità, ma anche perché non ce l'ha avuta uno come Nagelsmann, che aveva tutt'altro background e tutt'altro, insomma, tutt'altra caratura. Perché darla a uno che, come cosa più importante da allenatore, ha fatto una promozione in Championship, dalla Championship alla Premier League? E effettivamente, comunque, rispetto a Nagelsmann e Tuchel, arriva con un curriculum sicuramente con meno esperienza. Vedremo se sarà una buona scelta, e vedremo invece se il Borussia Dortmund riuscirà a ripetere la stagione, a migliorarsi perlomeno in campionato, perché è una squadra che, insomma, ha messo in mostra tante individualità che hanno brillato, però soprattutto in Champions League, e quella che è mancata è la continuità in campionato. Alla luce di quello che dicevi, cioè della confusione e dell'incertezza dirigenziale, può risolversi qualcosa? Può esserci uno step successivo per il Borussia Dortmund in questo anno che arriva? Allora, me lo auguro, perché in campionato sono stati veramente troppo brutti per essere veri, e fa riflettere. Poi anche tu giustamente dicevi le grandi individualità che sono emerse, però io penso alle grandi individualità che il Dortmund ha messo in luce in Champions League. Penso a Hummels, che non c'è più, penso a Madsen, che ha fatto una Champions pazzesca, non c'è più, penso a Sancho, che ha fatto molto bene, non c'è più, Füllkrug ha fatto molto bene, non c'è più. Quindi voglio dire, alla fine
che ci fosse bisogno comunque di un reset era chiaro e lampante. Sono andati a prendere giocatori e prenderanno altri giocatori, secondo me, che sono stati molto molto prestativi in Bundesliga, come Valdemar Anton, come Girassi, entrambi dallo Stoccarda. Ci sono tanti nomi ancora che circolano, questi due sicuramente sono un po' più i due nomi grossi, anche perché lo Stoccarda, insomma, l'anno scorso ha fatto un campionato clamoroso, sta facendo un mercato che mi piace tantissimo, e quindi, insomma, lo Stoccarda è un'altra squadra sicuramente da seguire. Per cui il fatto che ci fosse bisogno di un cambiamento si è visto anche all'allenatore Terzic, mandato via per fare il cambio più annunciato del mondo, perché è arrivato Nurisha In, che era già lì da gennaio, è arrivato come vice per aiutare Terzic, però un po' tutti sapevano che prima o poi sarebbe arrivato quell'avvicendamento lì. È stato un po', magari non quest'anno, magari non in quella maniera lì, però che sarebbe arrivato poi quel cambio lì, era abbastanza scontato, diciamo. E chiaramente il Dortmund non può non partire con l'obiettivo di fare un campionato di vertice, perché dopo che per 2 anni ci è andata vicinissimo a battere il Bayern, vedere che lo batte un'altra comunque ti fa rosicare. Sembra che sia la normale natura umana. E sono molto molto curioso di vedere alcuni elementi del Dortmund che vengono dalla stagione molto negativa e che adesso devono riscattarsi. Mi viene in mente Süle in difesa, che tra l'altro ha perso 12 kg se non sbaglio, ed è in uno stato di forma smagliante. Sembra il Süle che arrivò al Bayern dall'Hoffenheim, poi insomma ha fatto un po' di tanti alti e bassi anche per colpa degli infortuni, ma a livello di valore in generale un giocatore che può dare molto. Mi aspetto una conferma da Schlotterbeck, mi aspetto tanto da Sebastian Haller, che per me comunque ha passato tutto quello che ha passato, ma non è il giocatore che si è visto quest'anno a Dortmund, perché se non sbaglio di gol ne ha fatti 3 soltanto, troppo pochi per uno come lui, che è abituato, ha abituato in Olanda ad andare anche sopra i 30. Quindi insomma ci sono tanti giocatori che sono stati troppo brutti per essere veri. Poi chiaro, da Schlotterbeck, da Brandt, da Sabitzer, da Malen, sono un gruppo di giocatori maturo, da Kobel, che per un portiere straordinario. Mi aspetto una conferma e anche altri miglioramenti, però credo che soprattutto ci sia bisogno di un po' di freschetta, e credo che molti nuovi lo potrebbero dare. E magari anche uno step in più da parte di uno come Baino Gittens, che è stato un assoluto protagonista, no? Sì. Allora, se devo dirti il nome del prossimo giovane che il Dortmund tira fuori, che può spaccare tutto, ti dico Duran Villa, che è un 2006 preso dall'Anderlecht un anno e mezzo fa, che fece impazzire tutti quando entrò nel famoso 2-2 col Mainz. Baino Gittens è un giocatore che mi sembra sempre gli manchi quel qualcosa in più, qualcosa specialmente a livello di continuità nei 90 minuti, specialmente in fase difensiva. È un giocatore interessante, però io ti dico, se devo proprio dirti un giovane del Dortmund che quest'anno può fare quello step in più lì, ti dico Duran Villa, sperando che sia fisicamente integro, ma è veramente un giocatore ha dei mezzi incredibili, potenzialmente devastante, un esterno offensivo potenzialmente devastante. 10 milioni ci ha lasciato giù, l'ultimo per cui il Dortmund ha lasciato giù i milioni che era un esterno offensivo era Sancho, e ne ha fatti 80. Quando il Dortmund lascia giù milioni sui giovani tendenzialmente non sbaglia. In mezzo a queste tre, alle tre grandi, come si colloca il Lipsia? Perché il nuovo amministratore delegato ha detto bisogna puntare al titolo, però forse sembra un'ambizione eccessiva per questa squadra, no? Allora, il Lipsia è arrivato in Bundesliga nel 2016 dicendo che nel giro di 10 anni avrebbe voluto competere seriamente per vincere il titolo. Non ci è riuscito per ora, almeno non è mai arrivato a fine stagione pensando di dire ok, me la gioco per vincere. Ha sempre fatto eccellenti campionati. Lipsia è essenzialmente un problema che non ha PIL. Non è una squadra che ha PIL, e alla fine quando poi arriva una squadra che ti può portare via un giocatore come è stato quest'anno con Dani Olmo, alla fine te lo porta via, ma è normale. Certo, il fatto che siano riusciti a riconfermare Xavi Simons a loro dà un bel plus, però un prestito. I prestiti comunque non sono la stessa cosa, per quanto poi Xavi possa darti quel qualcosa in più. Ha fatto un ottimo campionato, ma per me il fuoriclasse era Dani Olmo, e infatti alla fine lo prende Barcellona pagandolo 60 milioni.
Quindi diciamo che da questo punto di vista qui l'Ipsia purtroppo deve fare questi sforzi di riuscire a tenere un po' di più giocatori forti che tira fuori, se no diventerà sempre quella squadra che sì, fa ottimi campionati, fa sempre tra i 60 e i 70 punti, perché se andiamo a vedere gli score comunque sono sempre vicini, se non sopra, no, sopra forse poche volte, ma i due punti a partita comunque li sfiorano sempre, media di 1,90, 1,80 punti a partita da quando sono arrivati in Bundesliga. Però poi d'altro canto, se la casa madre Red Bull dice no no, a noi va bene così, giocatori da prendere a poco, da vendere, teniamo come money machine il club, allora è anche un altro discorso. Però insomma, io penso anche che tutto sommato, come dici giustamente tu, se uno dichiara che l'obiettivo è vincere, aspetto, non dico che vinca, ma quantomeno che competa per vincere. E anche il fatto di aver confermato l'allenatore, aver confermato Marco Rose, secondo me altri anni non l'avrebbero confermato, secondo me. Invece hanno deciso di confermarle, e questo può essere una scelta interessante. Una scelta interessante magari a lungo termine a livello di progettualità, ma al di là di questo, parlando anche un po' delle altre squadre, mi citavi prima per esempio lo Stoccarda, ci sono formazioni che possono provare a inserirsi nella lotta per la Champions League? C'è qualche squadra che può diventare la rivelazione di questo campionato? Allora, lo Stoccarda io mi aspetto che si confermi, perché è vero che sta perdendo tanto, ma sta anche sostituendo bene, nel senso che ha fatto un mercato molto intelligente, anzitutto ha fatto anche degli sforzi importanti, perché prendere comunque uno come Demirovic pagandolo 20 milioni, riprendere un Dav pagandolo 30 milioni, hanno fatto un mercato secondo me importante anche per quelli che sono. Ne hanno preso un altro che non mi ricordo in questo momento chi è, ma insomma, quando l'hanno preso ho detto adesso sto andando a riprendere, hanno preso i giovani anzitutto, hanno fatto operazioni interessanti a livello di giovani, andando a prendere giocatori interessantissimi come Yannick Keita dal Friburgo ad esempio, hanno preso Fabian Rieder, svizzero, che abbiamo visto anche all'Europeo, che è un giocatore interessantissimo. Hanno preso un altro giocatore che mi piace molto, che è Krejcik del Bayern Monaco, che ha fatto il terzino sinistro, ed è un giocatore che può fare, non voglio esagerare, però un percorso quantomeno simile a quello fatto da Kimmich. Quindi sicuramente lo Stoccarda, non dico che rifà 73 punti e va in Champions League, perché insomma forse è un po' troppo, hanno confermato Nübel però, quindi insomma anche questa cosa qui va a suo favore. Io tra le squadre sorpresa, io ho questo grosso problema di aspettarmi sempre tantissimo dall'Eintracht, poi però rimango deluso, nel senso che no, deluso no, perché poi alla fine l'Eintracht dal suo campionato lo fa sempre, sesto settimo posto lo c'entra sempre, però quest'anno ha preso un giocatore che per me è super interessante, però te lo dico dopo quello, quando parliamo degli attaccanti da guardare. Sinceramente poi dentro le altre sorprese ne vedo abbastanza poche, secondo me c'è un divario tra queste cinque e le altre che non so chi sinceramente possa andare a inserirsi nella terra di mezzo in questo momento. E per quello che riguarda invece la lotta per non retrocedere, ti chiedo una rapidissima battuta: quali possono essere le squadre meno attrezzate del campionato che dovranno appunto puntare a salvarsi? Allora, ti dico a malincuore, ma veramente a malincuore lo dico, io, l'Heidenheim l'anno scorso ha fatto un campionato incredibile, piazzandosi in Conference League, però purtroppo ha perso i giocatori migliori, ha perso Best, ha perso Kleindienst, ha perso l'esterno che è andato al Friburgo Dinkci, e già quello comunque è vero, ha preso un giocatore interessantissimo come il ragazzo del Bayern Monaco, Paul Wanner, per il quartista classe 2005, che potenzialmente è una specie di Musiala 2.0, però è la storia recente della Bundesliga, ci dice che le neopromosse che magari non hanno grossi budget o comunque non hanno magari neanche una storia dietro, fanno una stagione bene e poi la seconda retrocedono, cioè magari non è il Bochum che comunque ha un ambiente, una nobiltà, una piazza dietro che spinge, l'Ingolstadt, il Darmstadt qualche anno fa, ora non me ne vengono in mente altri, ma ce ne sono anche altri che di recente hanno fatto su, Paderborn su, salvezza giù, per dire, è un caso abbastanza frequente, quindi a malincuore devo metterci l'altro, mi dispiace molto farlo sinceramente. Poi diciamo che non, il San Pauli sì, è una neopromossa e che
che San Paolo in Bundesliga ci sta, è giusto che sia così. Mi spiace abbia perso l'allenatore, che perché insomma Hürzel era andato al Brighton, ci sta, capisco, perché sinceramente sono due società che hanno ambizioni diverse, è arrivato Blessing ex Genoa, però comunque un po' un'incognita. Con Hürzel era stato più tranquillo che potessero salvarsi, così invece un po' tutto da vedere. Poi lo Stein Kiel, vediamo se fa come Leiden l'anno scorso, una squadra al primo anno in Bundesliga, di fatto che si affaccia in, per me, terra che forse neanche appartiene, forse. Mi vengono in mente, cioè, se devo dirti quelle che tre che secondo me faranno più difficoltà, sono queste tre. Poi ripeto, tante volte abbiamo visto anche Leiden l'anno scorso, lo davamo tutti per morto e poi alla fine ha fatto una salvetta incredibile. Quest'anno faccio un pochino più fatica, sinceramente. Ok, e allora adesso per andare proprio in chiusura ti chiedo, ma se volessimo fare una griglia di partenza del campionato alla luce di quelle che sono le squadre nel momento in cui registriamo, quindi al netto poi di eventuali sorprese che possono arrivare dal calciomercato, chi può partire appunto come con i favori del pronostico, e se volessimo proprio fare una griglia vera e propria? Allora, prima fila, disponibile come vuoi, Bayern e Bayer. Non so sinceramente chi mettere davanti, perché poi ci sono tantissime cose, però sono quelle due, comunque sono quelle due. Metto in seconda fila sicuramente il Dortmund e il Lipsia, perché vabbè, insomma, alla fine quelle quattro sono le quattro. Poi in terza fila metto sicuramente lo Stoccarda e vicino, ci ho pensato un po', però alla fine io l'Eintracht comunque in terza fila ce lo metto, perché vuoi o non vuoi, comunque alla fine la loro Europa League se la portano sempre a casa. È un po' il loro habitat naturale alla fine l'Europa League, quindi io li piazzo sempre lì. Poi in quarta fila sinceramente c'è una squadra che secondo me ha una rosa che non è assolutamente da campionato, come ha fatto l'anno scorso senza una salvezza, che è il Wolfsburg, che ha tantissimi giocatori secondo me molto forti, e adesso hanno preso un allenatore come Azenutel che in Bundesliga ha fatto molto bene, ma anche in Premier comunque ha fatto molto bene col Southampton, e quindi io mi aspetto che sinceramente possa riuscire a fare qualcosa in più rispetto all'anno scorso, quindi direi che comunque in quarta metto il Wolfsburg, e ci metto vicino anche il Friburgo, che ha perso dopo tantissimi anni Christian Streich, e questo dispiace un po' a tutti, perché tutti volevano bene Christian Streich per quello che rappresentava per il calcio tedesco, però anche le più belle storie hanno una fine, purtroppo. Quindi in quinta fila ci metto il Gladbach, che ha fatto un mercato interessante secondo me, prendendo giocatori interessanti, però anche qui insomma nel momento in cui registriamo poi ci sono tutti gli interessi che vengono fuori anche dall'Italia, ad esempio di Manu Koné, magari mentre parliamo Manu Koné ha già la maglia del Milan mentre ascoltano questo podcast, però insomma chiaramente tutte queste variabili non le possiamo controllare, però secondo me con Kevin Stöger e con Tim Kleindienst ha fatto due acquisti molto intelligenti, e io ho buona stima dell'allenatore Gerardo Seoane, quindi secondo me può lottare per un posto in Europa. Vicino ci metto l'Union, perché ha fatto l'anno scorso malissimo, è vero, ma aveva la Champions, secondo me un po' di attenuanti ce l'aveva, ha preso il migliore allenatore che potesse prendere, Bo Svensson, che ha fatto benissimo al Mainz, però al Mainz d'altro canto una squadra che ha tirato fuori Klopp, Tuchel, il CT della Danimarca, anche lui è passato, Hjulmand è passato anche lui da Mainz, tendenzialmente gli allenatori che passano di lì poi fanno bene quando anche vanno in altre piazze, quindi io l'Union lo metto comunque in quinta fila, metto l'Hoffenheim in sesta fila, perché l'Hoffenheim solitamente mi lascia sempre lì con quella sensazione di dire potevano fare quella cosa in più, ma alla fine non la fanno mai, quindi io mi sono rassegnato a questa cosa, anche se comunque hanno insomma hanno preso anche un giocatore che mi piace moltissimo come Alexander Prass, però insomma non sono mai convintissimo dell'Hoffenheim con tutto il bene che gli si possa volere, e mi metto vicino a loro anche il Mainz in quella fascia media un po' sopra la salvezza dove sta anche il Werder Brema, per dire, e poi vado giù in fondo e dico che ultima fila mettiamo lo Stein Kiel e per i motivi che ti dicevo prima Leidenheim, e in quella davanti metto il St. Pauli e il Bochum, che è quella squadra che tutti danno per morta, poi in un modo o nell'altro alla fine si salva sempre.
E anche quest'anno, secondo me, in qualche modo, nonostante abbiano tentato un clamoroso Arachiri cacciando l'allenatore, hanno fatto la rimonta da 3-0 persa all'andata in casa, 3-0 vinto in trasferta ritorno e salvette ai rigori, penso che quest'anno potrebbero riuscire ancora a salvarsi. Dovremmo aver detto tutto, se non sbaglio. Poi volevamo sapere tutti quanti a questo punto qual era l'attaccante da guardare di cui facevi cenno prima. Allora, questo ragazzo che si chiama Chan Uzun, che è un classe 2005 che l'Eintracht ha preso dal Norimberga, dove ha fatto benissimo a livello di Zweite, lo ha pagato 12 milioni, era nei preconvocati della lista di Vincenzo Montella per l'europeo, poi alla fine non ha passato il taglio, diciamo, quindi non è riuscito ad entrare nel roster ufficiale, ma è un giocatore veramente forte. Non penso possa vincere la classifica marcatore quest'anno, sinceramente, perché un po' presto, però questo è un attaccante che se l'Eintracht ci investe 12 milioni perché sono sicuri di fare un effetto Jovic, quindi compra poco, vende tanto, un effetto Aller quando l'ho preso ancora all'inizio, oppure fammi il nome di un qualunque attaccante passato dall'Eintracht che hanno preso a quella cifra e ne ha rivenduto almeno al triplo, André Silva stesso, per dirne un altro. Quindi insomma è proprio una tendenza che c'è a Francoforte, quella di riuscire a esaltare gli attaccanti, quindi lui sicuramente lo tengo d'occhio. Poi è chiaro, se parliamo di classifica marcatori, per me non c'è neanche da discutere che alla fine la scarpa d'oro finisce a casa di Harry Kane anche quest'anno, ma per innumerevoli motivi. Però diciamo che ci sono dei bei giocatori che possono attentare a quota 15-20, anche Openda dell'Ipsia. Non so se Openda ha fatto 25 gol e all'Europeo per momenti manco giocava, cioè le robe inspiegabili, no? Vabbè, non entriamo in questi discorsi che sennò non ne usciamo più. Demirovic stesso allo Stoccarda, Undav stesso allo Stoccarda, insomma ce ne sono. Poi se ti dico un nome in particolare ti dico Chan Uzun, se mi chiedi dove finisce la scarpa d'oro, caso di qui. Benissimo, credo che abbiamo snocciolato un po' tutti gli argomenti di cui dovevamo parlare, Giorgio. Penso di sì. Direi di sì. Allora, a me non resta che salutarti e ringraziarti soprattutto per essere stato con noi e per averci messo a disposizione tutta la tua conoscenza del calcio tedesco. Quindi ti ringrazio e ti saluto. Ciao Giorgio. Ciao a tutti, grazie a te. Ciao a tutti gli amici di Potrero, noi ci sentiamo alla prossima puntata. Potrero. 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 Potrero, dove tutto ha inizio.